Salve a tutti, bentornati in un nuovo video di Pokémon. Io sono Light, il professor Light ormai l'ho nominato, e Bonfi, il mio assistente, diciamo, quello che pensa ai mazzi. Ha fatto un E torneo chi Bonfi gioca? e rigioca. Ha fatto un torneo che è arrivato in top 4 con sto mazzo. Se avete seguito i nostri social, perché abbiamo anche Instagram, stranamente, abbiamo tutto il retroscena degli Anikatos per vedere le novità, per essere aggiornati quando usciranno i video e tutto quanto. Dopo queste piccole premesse e robe così, Bonfi puoi far partire questo mazzo. Ecco a voi la lista del Darkpox, fatta da Bonfi, presa a spunto da Ragazzi, ho fatto top 17, mi sembra, se non sbaglio. Forse un po' di meno. top 8, top Più o 17. meno Comunque siamo. dopo vi mancheremo il link su Limites, così vi Sì, faremo vedere esatto. come sarà lì nel link della lista che porteremo oggi. Quindi vai, Bonfi. Allora, la lista è, vabbè, un Dark Box molto semplice, con tutti i Pokémon buio. E, cioè, i nostri attaccanti sono tutti Pokémon buio e i Weavile GX di sintonia mentale che fa spostare le energie. E vabbè, si gioca Ditto ovviamente, perché essendoci Naganagader e Weavile come Pokémon che si evolvono, Ditto è sempre utile. Poi vabbè, Darkrai Prisma, È troppo forte. perché quando tu lo giochi, allora si gioca per due motivi. Uno, perché quando tu lo giochi puoi assegnare due energie su di lui, quindi poi con Weavile puoi spostare come assegnare due energie in più. E secondo, perché adesso ci sono alcuni mazzi che giocano il Ninetales, che Quello non tipo il subisce G8 danno. contro, stai Esatto, che dicendo? non subisce danno dai Ah, lo GX. stesso anche che è uscito nella penultima espansione di Sintonia Mentale, quel GX che non ti permette di attaccare, quello Sì, acqua, Keldeo, Keldeo, Caldeo, Keldeo. grazie del nome, non me lo ricordavo. Quindi hai queste carte, servono alcune carte per evitare questo, diciamo, block E soprattutto stall. Ninetales, avendo 110 di vita, questo viene one-shottato. E in più, oltre a 4 energie e 120, il Pokémon viene addormentato e per svegliarlo bisogna lanciare due volte la moneta. Se una di due fallisce, Ovviamente deve uscire rimane a tutte le volte, dormire. deve uscire O, tutte le volte esatto, testa. fallisce miseramente e dorme. Vabbè. Primo degli attaccanti GX, allato ovviamente, Greninja Zorak. Con due energie, per ogni energia buia assegnata ai miei Pokémon, quindi sia attivi che panchina, fa 30 danni. No, fa 30 danni in più e 30 di base. Quindi vuol dire che se hai due energie buio fa 90 e così via. Non è male. Mentre il GX si tende a non usare il suo, anche se è forte, perché si prendono due Pokémon GX buio dalla pila degli scarti e li mettiamo in panchina. Se questo Pokémon ha 3 energie buio, in aggiunta vabbè, alle due che costa, riassegniamo a ciascuno dei due Pokémon due energie. E quindi è comodo perché ti permette di, quando sono danneggiati soprattutto i tuoi Pokémon grossi, come vedrete dopo, riusciamo ad avere un altro attaccante con solo due energie e non è male per niente. Tenendo sempre carichi anche gli altri, ricordiamoci. Greninja si usa più in late game perché hai già molte energie assegnate e quindi puoi one shotare qualsiasi Pokémon praticamente. Perché con 9 energie fai 300. Cioè, Sì, non è con 9 energie brutto. in campo e 9 energie in campo ci arrivi molto Esatto. facilmente. Un UPA. Molto utile perché è un buon attaccante, sì, perché fa 160 con 3 energie, ma non può usare colpo d'ombra il turno dopo, ma si gioca per il primo attacco, Anello Canaglia, che un'energia ti fa prendere 3, due carte qualsiasi dal mazzo, cioè che siano Pokémon, strumento, Quindi è comodo energie. per prepararsi il turno dopo, o delle volte anche per fare giustamente togliere carte dal mazzo che non vogliamo esatto. pescare E soprattutto è inoltrata. utile perché se tu di solito tendi a partire di turno 1, per far evolvere più presto Sneasel e Nagande. Se parti di secondo turno, ma è lui, è comunque forte perché al turno 1 ti prendi due carte che ti Sì, servono. di solito ti fanno sempre l'avversario partire per Per secondo, secondo? e quindi partendo con questo hai un vantaggio tattico che non è male. Anche se sbaglio Tiranitar, 5 energie, distruzione famelica 210. Se un Pokémon GX o EX viene messo KO da questo attacco, prendiamo un premio in più. 210 shotta la maggior parte dei GX.
non allenati ovviamente, anzi forse li shotta quasi tutti. E il fatto di poter prendere una carta in più può essere decisivo. E il Jax, se hai di altre 5 energie buio, quindi un totale di 5, di no, 10 energie buio, scarta le prime 15 carte del mazzo dell'avversario. Soprattutto si giocano 3 Sneasel, sia perché si giocano 2 un Weavile di Di questo. questo tipo, perché non si è mai visto in giro, ma hanno notato i giocatori che dall'ultima espansione girano molti mazzi con abilità, E quindi fa un e danno quindi assurdo. tutti i mazzi giocano centrale elettrica. Nel Darkbooks, per chi giocare centrale elettrica, se hai un Pokémon che infligge con un'energia 50 danni per ogni Pokémon con abilità dell'avversario. E vabbè, Vai, ZX. due Weavile, che è base del mazzo. Se non ci fosse questa carta, questo mazzo probabilmente non esisterebbe. Per spostare durante il tuo turno, puoi spostare energie base buio a piacimento, Che non è male. come è stato il Lunala GX di Sole Luna. Uno solo di questo, a Una differenza. copia di Umbreon and Darkrai. Ma gli attaccanti sono tutti Unupe. Sì. Una copia di Umbreon and Darkrai, ultimo attaccante GX allenato. Secondo me il più versatile, perché con 3 energie fa 150 e fa 60 danni a un Pokémon GX in panchina dell'avversario. Ma la parte forte, Capè. e già questa è forte, la parte forte è il GX. GX riesce, Con più della è un'energia troppo il tuo forte. avversario non può giocare carta allenatore, quindi si intende lo strumento, lo stadio e gli aiuti. Ma se questo Pokémon ha almeno 5 energie buio in più, quindi 6 energie buio, il Pokémon attivo del tuo avversario viene messo in KO, sia che abbia 10 PS, sia che ne abbia 300. E quindi, È bellissimo. se tu hai le energie per poter attaccare con Tyranitar e Mega Sebrae, ne assegni un'altra, lui one shotta qualsiasi Pokémon e in più nega all'avversario il fondamentale del gioco, l'allenatore. Sì. Vabbè, E quindi probabilmente è il mio attaccante preferito. Poi i detende per pescare. due Dedende per pescare. I Poipul. Poipug, Naga, Vabbè, quello. Naga. Che Pokéball ha l'effetto che ogni volta per turno puoi scegliere un'energia che metterà su di lui se ne riscarti. E Sì. E quindi ti permette sempre tu poi la puoi questo spostare ciclo, la puoi spostare grazie alla carta che è proprio sopra di lui. Weavile. Che è proprio sopra di lui, se noti. Sì, guarda. No. Chiudilo. Ah sì, perché ne abbiamo di due tipi diversi, è vero. Se no si sarebbe l'altro Weavile, quello Esatto. base. E vabbè, ogni tanto si usa anche per attaccare, perché 3 energie, 80 danni, se hai 3 rimanenti esatti ne fa 60, cioè ne fa altri 80, quindi E che 160. riesci con questo mazzo? Perché hai base, misto, Però diciamo Jax che ogni normale. tanto si lo usi per attaccare, ma non spessissimo. Può succedere, eh? Vai, catch che ha dato via Guzman. Iniziano le trainer, quindi catcher, che ormai sono in tutti i mazzi, perché non c'è Guzman, quindi sono in Vai. tutti i mazzi. Cioè, ecco, Questa è questa è la la caccia cosa che che dicevamo voglio. noi. Si gioca in 3 Triple pair. Copia. Che tanto alla fine se non la Sì. scarti, non la usi. È comoda Allora, perché se ti ammazzano un Dedenne, ti ammazzano un Upa, qualsiasi Pokémon ti non ammazzano che ammazzano. non sia qualsiasi GX che ti ammazzano, tu puoi tirare questa carta. Questa carta dice: se il tuo avversario ha esattamente 3 o 4 premi, cerco nel mio mazzo fino a 2 energie e assegno una mia oltre creatura. Quindi Esatto. tu in un turno potresti dare a Nagade, usando una copia di questa, potresti dargli 3 energie, perché effetto ne prendi una, questa ne prendi altri due, e Weaver sposti dove ti pare. E è stata una carta molto interessante, l'ho usata un paio di volte, e Ha cambiato la partita. giusto per arrivare a quelle energie necessarie per usare quell'attacco, quel GX che. Che ti ha fatto cambiare la partita? Perché dici, cazzo, non ho energie, perché le bruci, le mangi di qua di là. Con quella è sempre un riciclo di energie che non è male. Sì. Poi Quindi. E poi ti smaltisce il mazzo. 9 Ah no, sono solo 4, vabbè. Pokémon Communication, ovviamente se hai un Pokémon che non ti serve in mano. Diciamo, essendo non c'è più la Mega, la Ultra Ball, scusate, e la piccola, La Minor la Ball. Minor Ball, purtroppo devi trovare qualcos'altro. Però anche comoda perché ti permette di mischiare delle carte che in quel momento non ne hai. Questo è l'unico modo nel mazzo per prendere gli Sneasel e prendere Darkrai Ditto, perché gli altri Pokémon sono GX, quindi puoi prendere con la Purge Ball e Weavile, quello che fa La danno per cosa vita, bella è che e i usando Poipo, l'Upa vabbè, riesci a vedete. recuperare. Sì. Poi Quindi
Poi questo mazzo non giochiamo come tutti giocano, giocavano prima, quelli di i tesori misteriosi. Ah sì. Non li gioca. Cioè che Non ci tanto troviamo. gioca gli due ultramondi. Per evitare, Sì. dopo lo spiego Gli dopo. stadi devono essere elettriche. Cioè, 4 Pokégear Vabbè, ormai in questo tutti i sì. mazzi, quindi Fortissimo come guardi carta. le prime 7 carte e prendi un aiuto. Qua. 4 Pegasus Mi sembra una perché. terra. Non vale da. 4. Quattro Pregeball perché la maggior parte dei nostri Pokémon che ci servono sono GX, quindi era normale 4 Pregeball. Due scambio perché se nel caso ci mandassero gli scaltri alla città oscura, gli scambi potrebbero essere utili per non sprecare il numero di costo di ritirata, tipo Rupa che ne ha 3 euro, magari Tyranitar che ne ha E delle volte 4. però mi hanno notato che conviene ritirarli. Ti Sì, perché ricordi ti mandano per. gli. Cioè, non è che conviene, non ti cambia niente. Perché tu magari non hai energia negli scalti, ritiri a uno e poi te la riprendi con una Ganagard. Quindi delle volte conviene. Nagard. Sì, vabbè, li prendi con la carta, con l'ultra creatura. Poi Esatto. la città oscura per ritirare qualche 6 avaros. per, magari. Uno per di Sì. città oscura. Per Tanto per. ritirare i base buio a costo 0. Esatto. L'ultramondo, Du 2 o 2. due, 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 È un attack che lui gioca Sì. perché così hai il ciclo sempre di Naganaga, E di le polpo. l'ultramondo perché è comodo, perché ogni tanto mi cava lo stadio avversario. Perché in questo video si gioca in tanti stadi, cioè aumenta tantissimi di stadi variegati, Centrale soprattutto elettriche, centrali elettriche, area del giudizio, i giudizio, vari prisma, plasma, poi tanta roba, cioè anche da. arti marziali, Sì. fossili, ce ne sono di Di tutto e ogni, di più. così gliele capiamo. Esatto. Poi vabbè, vai. Poi iniziano l'aiuto, Camilla 3 di Camilla per rimischiare e pescare. E una carta che a me è piaciuta molto. All'inizio, quando l'ho vista, ho detto me, ma giocando in questo mazzo, soprattutto mi ha convinto. 2 per di api. Guardi le prime sei Api, carte. guarda le prime 6 carte, ne prendi 2 e ne scarti 4. Cosa vuol dire? Se ci sono 2 energie, tu le prendi, le butti nel cestino e le riprendi con l'Angadel. Quindi questa è la carta che ti fa prendere 2 carte che ti potrebbero servire o in questo o nel turno dopo, nel caso prendessi altri aiuto, e di mandare allo stesso tempo nel periodo degli scanti delle energie da poter riprendere Cominciare con il di un Nugget. salto. Pensavamo era inutile come capo. Non avevo mai pensato a questo mazzo, onestamente. E altro metodo di pescare, ovviamente, 4 pecore di la solita riga, che speriamo di prendere fuori alta a fine dello scratch Se fine. riusciamo con i tempi, Che speriamo. vabbè, peschi fino a 6 carte, se è il tuo primo turno ne peschi fino a 8 e infine le solite 12 energie. Infinite energie. Noi ne vengono. Va bene, La dopo. lista è questa, se volete provarla sarà in descrizione. E notare il nome del mazzo. Io allora me ne vado. Se volete, cioè, nel torneo ho giocato anche un po' Light, le 2 partite che ha fatto Light, Io sono partite partito sempre con con Dendel. The Dendi. Tutte e due. Vabbè. Va bene. E quindi Possiamo iniziare a fare la è partita. Ecco l'anti-light. qua la partita. Eccoci, in partita un mazzo psico normale. Quindi immagino sia un Ecosma. Perché? No. Secondo me si. No, psico normale. È il PG8. Hai ragione. Bella Bella mano, mano, bella bella mano. mano. Ci sta, ci sta. Preferisco mettere lo sneaser attivo. Per me è PG8 contro. No, chi iniziava lui, vero? Mi sa di sì. Quindi forse. Se è PG8 contro non è tanta roba. No, Te l'ho Necrozma. detto. Sai perché Pesca. ho capito? Oddio. La moneta. Ah, non ci ho fatto caso. Oddio, non capisco. Che mazzata ho Cawisin con un. Maramar. Oddio. Non avrai. Inkai. Energia. Perché ha scartato Maramar? Oddio. A parte che è partito bene, almeno con la mano. Però non Dottimo. capisco perché abbia scartato la carta principale dei mazzi psico, Maramar. Pokémon comunicazione. Pokémon comunicazione al contrario. Vabbè, Ah, mette dentro il concetto è Necrozma, tira quella. fuori Inkai o Weezing. Ditto. Ditto. Perché ditto? Vabbè. Bene. Eh no. Spazzacampo, no? Magari. Non Ok. male. Io direi che già iniziamo a mettere giù i ciccioni. Ricordi che è l'area del giudizio attiva? Sì, ma non mi interessa. Ho Mega Sibrai e cosa nei primi?
Come sempre. Installi io tutti, ho un'api nei primi. E due energie. No, tutte le energie se le ho. Perché due sono qui. Oh, vabbè, poi. Cazzo! Ho tre porcheria! E un cercatura. E un naga. E un Va polpo. Che bene, palle, che sfigo. Posso dire che decisamente prendo. No? Prendo. Ui. Oh, sì. Perché. va bene. Io avrei preso. Upa. Poi hai preso l'altro. Vai. Sì. Vai, 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 vai. Lui? No, l'altro. Lui? Sì. Lui. Giudica. Sì, perché facendo 150. Prendiamo Darkrai e Umbreon. Comincia a caricarlo e. Subiremo 10 danni, ma non è un problema. Io mi si dico avrei preso più Upa per poter prendere O già la forse anche dei danni per stadio. pescare? No, no, perché qualche mana ho. Cioè, ho due. Non deve pescare esattamente un modo per pescare e scartare. Per pescare Marama e per scartare cosa. Ah, è vero, proviamo se così non è mia resistenza. Camilla, bel top deck. Guarda, io ti dico che. Io questo evolverei lui. No, non glielo shotto purtroppo. Perché gli faccio 100, 50 e 50 e lui rimane a 10 di vita. No, per. Ah, sì, hai ragione. Fair non è più. No, No, è più. Per. è vero, è vero, non ricordo. Sì, però lo evolvo comunque. Te lo tieni pronto per dopo. L'energia segna Umbreon solo perché tanto lo posso spostare nel caso non pesco. Ora stadio o scambio. Questo mi sa che non può perché sei Ok, altro sniso che posso mandare via. però E prendiamo. la soluzione di Le fare un nenne? prendi dei danni per il turno dopo. O se no, Upa. No, prendo dei danni per il turno adesso. Fai questa. Ah, va bene, va bene. Mi scarto già delle energie. E poi posso trovare il modo per attaccare di già. Tanto questo, vabbè. L'unica che mi tira il cuore è Lirio. Vabbè, però ne giochi 4 Esatto. non è male, cioè scartare anche uno non fa senso. Scambio. Scambio. Vai Vediamo. dentro. Come Adesso lo vedi. attacchi? Mica male. Adesso vedi come attacco. Lo facciamo. Ah, vai, è vero, dai fastidio. Lui non può usare esperto target, non può usare modi per prendere. Sì, perché lui non ha. Così siamo sicuri che non può usare modi per prendere Inkai. O per prendere altri Pokémon comunque. Sì, lo blocchi e lo Non può stun. usare aiuto. Secondo me assegna un'energia e attacca. Dici? Sì. Quella riciclo per me, perché c'è potenza. Charizard riciclo. Fa 140. Fa Cosa fa? Se, fai 100 danni in più, se. 80 danni. Fa 60 danni in più se ha un'energia speciale. Pronto, laggiù. Perché No, ne fa 140. Più è diminuito. la stessa. Però è un bel problema. Perché dopo Weezing subentrerà e farà un po' di danni. Perché presumo abbia una O puoi tripla. beccare Lili e trovare un tobac da paura con i tuoi cosi. Addirittura puoi attivare anche dei danni se vuoi. Così puschi ancora. E ti vanno fino negli scarti, non è male. Sì, però dopo ne ho troppe. Tanto che non ho giù neanche un Poipo. Preferirei far così e mettere lento Poipo. No, perché preferisco pescare. Lo faccio solo perché vorrei la stadio. Così te la cavi dici dal mezzo? Mi cavo questa stadio dal Ok. mezzo perché voglio l'ultramondo, che ovviamente non arriva. Però puoi prenderti poi. Iniziamo a prendere il Poipo. Io sto per togliermi due carte dalla mano. Lui dopo mi ammazzerà forse lui, quindi andrà a 4. Ah, per te se te lo ammazzo è Posso solo un bene, usare il cerchio creatura? Ah, non mi cambia niente praticamente. Se mi ammazza non mi cambia niente. eh? Bella. Più curo. Non è male. Dopo tu da quello è bello che puoi attivare cerca creatura. Se te lo uccide. Lo metti su Poipul, carico full e poi comincia. Se lui ti mette un altro Weezing è tanta roba. Perché Tieni Cosma. se fai un altro coso non è male, per niente. Perché dopo tu ti potenzi. No, Che patto. avrei fatto. Boh, io avrei fatto. Per me ti mette qualcuno. Ah, perfetto, Minchia. meglio.
ti si potenzia lui. Sì. Ok, tanto in questo momento è esattamente tre Pokémon che hanno abilità, quindi posso sciottargli nel cosmo con un energetto. Questo momento per noi è favorevole. Io probabilmente in questo turno proverò a togliere un Brondaldry, ma in realtà non mi cambia neanche troppo. Se, allora, se te lo cava non ti fa niente, se non te lo cava tanto meglio. Attacchi ancora, gli riuscirò di un altro. Io no, pensavo di proprio cavare un Brond. Ecco, lo volevi? Sì, ma non mi sembra. No, a sto punto lo lascio. Attivo, attivalo, così cavi la carta di pescare una carta morta. A sto punto però lascio i cosa. Lascio i... Sì, sì, ti conviene, tutta la vita. Tyler è entrato un sacco con quell'attacco Jack, l'abbiamo detto nel, quando mi è introdotto la prima. Non è male, assolutamente. Allora, Riga, proviamo a fare a te. Se tu, da queste tre carte, mi fai pescare due custom catch, ti voglio bene. Vengo dentro il videogioco e ti sposo. No, non mi puoi sposare. Fottiti, Riga. Sei troppo... Poi. Non stia troppo giù, se no viene tagliato. Mi scusi, devo parlare tu per con Righi. Va bene, ci sta. Abbiamo preso un altro ciccione. Comunque è bella la Lofton. Ci mi piace, anche perché posso fare tipo così. Non così. Possiamo giocare. Ok, lui carica. Se vuoi puoi gattare il fianco a Weavile. Ok, tu mi fai 140, mi andrà giù, io potrò usare tutti i miei cerchi creature a devastare il mondo e impossessarmi dei pianeti. Posso dire la mia? Sta partita la pello. Allora, tu il prossimo turno non parla. È andato giù? Perfetto. Non volevamo quello, non vedeva l'ora. Gli le one shot, le one shot, gli storci shot. E lui cosa fa? Bestemmia. Però siamo su YouTube, quindi no. Giusto per vedere. Ho un po' i polli nei premi. Lo sapevamo già. No, me l'ho dimenticato. Essere onesto, me l'ho dimenticato. Bello che è finita anche l'energia. Non è più energie. Io già le sposterei. Lo dici tu che non ho energie. Io già inizierei a spostarla. Scusa, ma non faccio più in fretta a scambiare di posto Nugget e Mega Sebastian. È vero, cioè, fa prima farmi selezionare tipo tutte le energie dal di qua. E me lo faranno prima o poi. Tipo, dice quante energie vuoi spostare? È da Sole Luna che è così, non penso lo faranno mai. C'era la prima espansione di Sole Luna con Lunara, era così, non penso lo cambieranno mai. Dici. Vai. 150, off. Ottimo. Poi po'. Api, va bene. A proposito di api, hai visto che ne era 1.15 e aggiungeranno le api? Jack sarà contento. Potrà fare una farm di api. Ah, in Minecraft dicendo. Ho detto in Minecraft. No, non hai detto, hai detto. Sì, hai visto? Non hai visto che in Minecraft ne era. No, non hai detto. Ma ne era 1.15, perché te non sai cos'era 1.15. Che cazzo è Minecraft? Lo porto, io non lo porto. Lo porto io. Io non lo porto, ma non mi piace mai. Anche me. Non è vero. Ma un pochino si dà. Dai, bella, bella, ancora. Ah, sì, è al dito. Vabbè, non cambia. Ma meno male, si potenza. No, non cambia. Perché il dito aveva un'abilità, ha messo sì, sì. Un Pokémon che, non, che ha abilità, quindi non ha cambiato niente. Sono sempre 150. Quindi tu non mi ammazzi, io ti ammazzo. Noi ti ammazziamo, voi vi ammazzate, si ammazza. Giusto. Ecco un altro Pokémon con l'abilità. Faccio 200 con un'energia in questo momento. Non ti piace, per fortuna. Pokémon un poco bilanciato. Per fortuna non ti piaceva. No, a me onestamente non mi piaceva. Poi ho detto, ah, aspetta, c'è un motivo perché si gioca la centrale elettrica. Forse c'è un motivo perché si gioca anche questo. Psico carica. Vabbè, carica un altro Weezing. No, te dovresti beccare Catcher, glielo cambi con un altro. Cioè, tanto secondo me lo peschi con un altro. O adesso con un altro. Tanto che non poi finita il mazzo. Ancora 15 carte. È nuova versione comunque, carina. Sì, è una bella, interessante. Soprattutto però non col fatto che i miei Pokémon bugnano la resistenza non può far molto. L'unico problema qui sarà il tempo, perché potrebbe andarmi giù poi pur sì Nonna, che ti mette sotto pressione The Den con i vari danni che fa in pochino.
Lui punterà a buttarmi giù i dead end, penso. Sei intelligente, ma no, non so. Ok, unione d'ombra, prendiamo energia da Naga e la mettiamo Weaver. Api, mosche. Una continuiamo e direi una riga, uno scambio, no, non mi ha gastato. Scambio, riga. Scambio. Andrebbe. Scambio? Sì, perché non hai modo per scambiare sì. A questo momento. Tu puoi invece... Non ho modo per scambiare. Ah no, Weaver no, è vero, base. Vabbè, però ho un'energia. Io metterei davanti quello tanta vita. Questo? Perché tu così non rischi neanche 40 danni a botta. Ne prende 20, Riccardo, sì. Io lo cambierei. E perché ne prende? Vabbè, non cambia. Vabbè, scalda anche l'energia, tanto che mi interessa. Perché lui così nella banchina non prende. Vitro secca adesso. Lui penso se è sveglio punterà a buttarmi giù Deden. Sì, Deden sì. E Weaver. Quindi adesso i 40 danni che farò sul Deden. Naga. Ma Weaver ha meno vita. Mi sta facendo a caso. Perché? Poteva vincerla? Se lui puntava. Oddio, vincerla non lo so. Perché lui adesso fa altri 20 a tutti il panchino. Lui dice che poteva buttarmi giù un Deden. No, poteva vincere. 40, conta, 40. Cioè, si è giocato male. Bravo. 40. Andava. Se faceva 40 qui, lui andava a 60. E moriva al prossimo turno con i suoi 20 più 20 di. No, 20 più 10 di cosa. No, non ce la faceva. Ed è andata poi. Oh, riesce a beccare un altro aspetto tag? Oh, ce l'ha. Ok. È complicato. Potremmo finire in pareggio. Adesso io punterò a prendere l'altro custom catcher per buttargli dentro nel Cosmo in modo che non mi faccia. No, forse mi conviene buttare giù Weezing. Perché buttando giù Weezing mi tolgo danni in panchina che sono quelli che punta lui adesso a fare. Sì, tu sei una gratinata. Lui dopo fa altri 20. Api buona. Ti mangio un mazzo però. Due canzoni cazzo. Uno ce l'hai già negli scarti, Che amico, per mischiare che altri che nel mazzo. Canzo un catcher io butto. Non penso di. Cazzo. Sono costretto a mischiare. Ho perso. Sono un coglione. Non avevo contato le carte. Ah. Peccato. Se no potevamo vincere. Allora, ha vinto, avrebbe perso, ha vinto perché io non ho guardato quante carte avevo nel mazzo. Ok. Però diciamo che è una partita vinta, ho scazzato io. Bello comunque come mazzo. Sì, è carino. Allora, lui alla fine ha vinto, almeno mi ha messo sotto stress rispetto a Targa. Perché è quello che faceva veramente la differenza. Quindi lui puntava ad ammazzarmi lui, perché se io gli ammazzavo lui andava la rispetto target qui, buttava dentro se l'altro. Se è onesto passa direttamente vinci. No, se lui senza attaccare, lui può anche attaccare e vince lo stesso adesso? No. Ha vinto? No. Ha vinto comunque. Boh. Non è vero, se attacca io avevo carta del mazzo non aveva vinto. Mi moriva lui, rimaneva un premio. Dimmi come buttavi giù un altro Pokémon. Guarda. Vabbè. Oh, ci sta? Diciamo che la partita l'ha vinta lui per una mia distrazione, perché io ho detto prendiamo Camilla in modo che al prossimo turno posso usare Camilla e rimischiare le carte del mazzo. Non avevo contato che con Api rimanevo con 0 carte, se fossi rimasto con anche solo una carta andavamo in pareggio e dovresti essere vantaggio a quel punto avrei vinto io, perché avevo molti modi per prendere i Pokémon che fanno 150 subito tipo Umbreon e caricarli in 2 turni, 3 turni al massimo. Lui dovrebbe fare evolvere i Magamar e mettere in Cosma rispetto a Targa e robe varie, e però ci sta. Vabbè, buon fare un gioco di carte e niente. Va bene, dopo questa partita, anche se è stata persa, a un prossimo video ragazzi. E comunque saremo più regolari. Sì. Sì, torniamo molto più carichi.
con altri video nuovi, nuovi format, nuove cose. Nuovi giochi. E finalmente torna Jack. Nuovo tutto, nuovo Jack. Nuovo Jack, l'abbiamo restaurato. È sempre alto però. Sì, sì. Ciao, ciao, ragazzi. Ciao a tutti.